Dico, perché noi potevamo fermarci ad un aspetto anche di tipo tecnico, fornire alcuni dati, alcuni numeri, i metri delle sostituzioni, come verranno fatte. Invece qui c'è qualcuno che ha sentito anche il dovere e la responsabilità nei confronti vostri. Io sono qui da 6 mesi, sto cercando, e a me era stato chiesto un contributo di tipo finanziario che abbiamo messo in campo, e mi sono fatto carico, insieme al Consiglio, alle persone che sono qui, di venire, di mettere la mia faccia, di spiegare, di tentare di spiegare che cosa è accaduto. Mi sembra doveroso, in qualunque responsabilità, in qualunque senso civile, quindi chiedo anche la possibilità di essere ascoltato. Però nel pragmatismo ci sta anche il fatto che prima Gaia ha tentato, e qualcuno si è dato da fare con grande impegno, di risolvere i problemi, di sostituire le tubazioni, di mettere le cisterne, comunque di essere attiva nel portare un contributo di concretezza, cioè affinché l'acqua fosse disponibile da subito. Certo che perché affinché ciò diventi definitivo saranno necessari ulteriori interventi, però la celerità è stata messa in campo. Il che vuol dire che quando ci sono delle difficoltà, prima si risolvono i problemi, quelli urgenti, quelli oggettivi, quelli immediati, e poi si mette mano, come è stato anche ricordato, a quei problemi che sono, e chiedo scusa, dottor Cipriani, ecco, non ricordavo con precisione, ma la memoria mi ha aiutato, che poi dopo si vanno ad indagare le cause, a capire gli interventi, ma l'importante è ripristinare le condizioni di salute, di sicurezza, che consentono alla città di vivere con serenità. Questo è un contributo importante, e su questo io mi sento dire che è stato fatto, è stato dato un contributo importante. Il terzo elemento, e poi ho concluso, è quello della trasparenza e delle azioni che sono state messe in campo. Trasparenza da una parte per ciò che il gestore, perché quello che bussa alla vostra porta, che vi porta l'acqua dal rubinetto, ha posto in essere, ha cercato di fare in una situazione straordinaria, mettendo in campo una disponibilità dichiarata e che poi è anche suffragata la disponibilità, la partecipazione di tutti gli ambiti o i tavoli o delle discussioni a fornire una disponibilità piena ed assoluta per fare chiarezza e fornire un contributo concreto e utile alla risoluzione dei problemi. Non aggiungo altro, solo che in una situazione straordinaria trovo che nella difficoltà vi siano state, a fronte di una società che è partecipata al 100% da soggetti pubblici, che ha avuto molte difficoltà, se volete, ma che ha reagito con vitalità a protezione di quelli che sono poi i propri clienti, cioè i cittadini, abbia avuto qualche elemento di positività che volevo sottolineare, anche come riconoscimento, come solidarietà nei confronti di chi è seduto qui davanti, ma anche come riconoscimento di professionalità che interne a Gaia hanno consentito di superare problemi difficili. E lascio la parola all'ingegner Franceschini e vi ringrazio. Volevo iniziare un attimo da un punto che interessa la cittadinanza. L'ordinanza è il 94, numero 94. Si parla dell'istituzione proprio nell'ordinanza di un presidio presso la Protezione Civile per necessità di mobilità delle fasce di popolazione, con l'impiego di un mezzo idoneo di proprietà comunale avente le caratteristiche necessarie, con alla guida un dipendente comunale abilitato. Questo nasce per il discorso delle cisterne dell'acqua. Però direi che potrebbe essere utilizzato, a parte non mi risulta, diciamo, che possa essere stato pienamente utilizzato in maniera continuativa, ma però, siccome dai cittadini c'è una problematica anche sul discorso dello scuolabus che praticamente ha la difficoltà di arrivare in cima al paese, potrebbe essere utilizzato questo. Comunque, chiedo al comune chiaramente la possibilità è quello che diciamo è attualmente. Passando un attimo anche a un'altra cosa importante, secondo me, poi dopo quello, e poi volevo chiedere frente a Gaia, nella lettera del 23.9 si parla praticamente di verificare la fattibilità di una soluzione che miscelerebbe l'acqua dei mulini di Sant'Anna per inviarla a Pietrasanta in un futuro. Ora, dato che effettivamente c'è questa carenza, volevo capire se praticamente ancora è fattibile questa cosa o se è stata studiata, a che punto siamo sull'eventuale utilizzo di, insomma, almeno a mia conoscenza, praticamente di acqua che inizialmente era praticamente inquinata in questi Sant'Anna. E poi un'altra cosa che cioè non si sa, almeno personalmente parlo sempre a livello prettamente personale e poi così di.
Ma l'acqua che praticamente era inquinata dai mulini, che fine ha fatto? Praticamente, attualmente dove sgorga, se non più, diciamo, dentro ai serbatoi di Parigi? Anche perché sarà sicuramente a dover fare una valutazione approfondita, come si dice, come hanno detto tecnici prima, praticamente per quanto riguarda la parte ambientale, perché sicuramente quest'acqua da qualche parte ce la andremo a ritrovare in qualche momento futuro, anche perché giustamente era un apporto di acqua molto importante per l'acquedotto, sia più che altro di Pietrasanta, dato che su circa 20 litri al secondo, 14 erano diretti a Pietrasanta. Altra cosa in che parlo, sicuramente buona parte, diciamo, della platea non mi conoscerà perché non sono residente praticamente a Val di Castello, però cittadino che utilizza praticamente sia i servizi del comune, che nello stesso momento ho bevuto acqua durante i miei periodi, diciamo, stando. L'importanza, questo volevo richiamare e portare, diciamo così, come consiglio nell'esame, insomma, tutti gli studi che ci potranno essere, l'importanza anche di fare una valutazione di quelli che non sono residenti, cioè inteso come non residenti, quelle persone, e questo potrebbe essere un momento di valutazione non solo per chi ipoteticamente sta da 40 anni in paese fisso, ma anche chi, diciamo, può avere avuto un differente apporto di acqua o di taglio addosso, e questo è un discorso, diciamo, da valutare. Una domanda molto secca, praticamente. Il decreto legge, praticamente 31 del 2001, all'articolo 7, al comma 4, parla di risultati interni da dover, da parte di Gaia, praticamente, da dover tenere per 5 anni a disposizione della ASL. Una domanda che mi viene, anzi sarebbero due, diciamo, domande esattamente. Una è quella praticamente di capire se in tutti questi controlli ci sono ancora in 5 anni effettivamente se sono stati tenuti e se la ASL li ha ricevuti. Inoltre, due nomi praticamente. Qual è il nome del laboratorio che effettua i controlli interni e qual è il nome del laboratorio che effettua invece i controlli esterni? Praticamente. Andiamo avanti. Sì, è un intervento un po' particolare, diciamo più sul passato. Come? Ah no, no, vabbè, sicuramente è uno studio fatto in questi giorni. Lo domando sempre perché non so, diciamo, se la regione, però nello studio che ho fatto ho trovato questo. Siccome si parla chiaramente di qualcosa di vecchio, la regione Piemonte ha attuato praticamente per l'attuazione sempre del decreto legge del 31 del 2001 l'adozione praticamente proprio di linee guida. Volevo capire, diciamo, Apri silenzio, per favore. se la Regione Toscana praticamente ha adottato o no, ha già adottato negli anni scorsi, o se non ne ha mai adottato, potrebbe essere un'idea molto interessante, dato che la Regione Piemonte ha fatto queste linee guida fatte molto bene come situazione, che potete chiaramente e facilmente trovare su internet come situazione. Comunque ne ho una copia con me eventualmente a chi possa essere interessato. Come linee guida di attuazione del decreto legge numero 31 del 2001, che praticamente si rifanno a tutto quello che è il discorso delle acque, praticamente, perché